non è tanto la copertina, perché sulla copertina stendere un velo pietoso, ma quello che viene detto all'interno dell'articolo, che l'acqua è inquinata, questo non è accettabile, perché non è quello che sta scritto all'interno del rapporto. Ma com'è davvero l'acqua di Napoli? Dopo l'articolo dell'Espresso ispirato a uno studio della NATO risalente al 2010, la città si interroga e cerca di capire. Alla facoltà di ingegneria, un convegno organizzato dagli studenti dell'ASSI mette a confronto le posizioni di medici e ingegneri che hanno esaminato accuratamente le 5.000 pagine del rapporto americano. I nitrati da che cosa derivano? Derivano dal fatto che si utilizzano dei fertilizzanti, oppure derivano dal fatto che ci sono delle fosse settiche che perdono, oppure derivano dall'erosione di depositi naturali. Quindi tutte cause che niente hanno a che vedere con la contaminazione e che, se sono presenti, derivano evidentemente da, ancora una volta, da una falda superficiale che quindi niente ha a che fare con l'inquinamento. Il fenomeno non riguarda la città di Napoli, potrebbe riguardare la città di Napoli esclusivamente il problema della corrosione, che potrebbe esserci della corrosione di alcune delle tubazioni delle abitazioni, ma anche in questo caso non ha niente a che fare con fenomeni di inquinamento indotti da sversamento illecito di rifiuti. Vi faccio un esempio sull'arsenico. L'arsenico ha un limite di 10 negli Stati Uniti, microgrammi litro, e di 10 in Europa e quindi in Italia. Come limite di rischio, gli americani si sono messi in una situazione cautelativa. Allora, quanto vi aspettate che abbiano messo? 5? 2? No, 0,054. Effettivamente qualcosa è andato oltre, ho capito, stiamo parlando di 3 ordini di grandezza inferiori. Su quest'area loro hanno trovato 6 sostanze, non al di fuori dei limiti di legge, sempre al di fuori di questi limiti di rischio, su 41 campioni per un totale di 8.200 parametri. Loro hanno trovato 6 su 8.200 parametri superiori ai limiti di rischio. Direi che non si può parlare di acqua inquinata. L'ABC, la società idrica cittadina, effettua controlli frequenti sull'acqua, basati su alcune decine di parametri chimico-fisici. 100.000 analisi ogni anno, 5 volte in più del valore previsto dalla legge. I risultati, ripartiti per quartiere, sono pubblicati mese per mese sul sito dell'azienda e possono essere consultati su internet. Anche l'ASL effettua controlli incrociati su campioni prelevati dall'acquedotto. Da un punto di vista sanitario, noi riteniamo che non ci siano problemi di nessun genere in quello che riguarda l'acqua che noi beviamo regolarmente, come faccio anch'io, ma come fanno, hanno detto tante altre persone che hanno parlato prima di me, non ci sia nessun problema a bere acqua dell'acquedotto. Chiamiamolo cittadino. L'ASSI, Associazione Studenti di Ingegneria, organizza periodicamente incontri su tematiche civiche nella sede di Piazzale Tecchio. ASSI è l'Associazione Studenti di Ingegneria, presente qui ormai da quasi 10 anni. Il convegno è stato organizzato perché è stato voluto e sentito in prima persona. Noi ce la siamo sentiti in qualità di cittadini di Napoli.